Alle ore 11 di stamane è avvenuto un gravissimo incidente lungo il chilometro 84 della strada Romea, all'altezza del distributore Amico 14, fra le località di Calino e Sant'Anna di Chioggia. Un'autovettura Suzuki SX4 con rimorchio che procedeva in direzione Ravenna stava girando a sinistra per immettersi su Via Vecchia Romea, quando ha centrato un ciclomotore proveniente in direzione Chioggia. Il conducente della moto, un MV Agusta modello F4, ha perso la vita una volta sbalzato dal mezzo sul fossato adiacente alla strada. In loco ha raggiunto l'elisoccorso del 118 per cercare di salvarlo in extremis, oltre alla Polizia di Stato per i primi rilievi. Lungo le carreggiate si è formata una lunga coda, anche di camion, che rende bloccato il traffico in entrambe le direzioni. Maestro Birraglio, un colpo da un milione di arachidi. Affrontare fiumi di birra artigianale. Un ordigno di modeste dimensioni risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto negli scorsi giorni sul fondo del canale navigabile che divide la diga di Sottomarina da quella di Caroman. La bomba, probabilmente sganciata da un aereo anglo-americano, era situata non distante dallo stabilimento Indiga, nei pressi di una boa, ed era stata segnalata alla capitaneria di porto. Questa mattina stessa è avvenuto lo sminamento a 2 miglia di distanza dal litorale di Sottomarina. Nella zona è stata effettuata comunque una bonifica quando sono iniziati i lavori del MOSE, anche se prima di uno scavo e dei sommovimenti della corrente la bomba risultava molto interrata sul fondo. Un altro incidente, di minori proporzioni seppure non privo di conseguenze, è avvenuto alle prime luci del mattino nella centralissima Piazza Italia di Sottomarina. Coinvolti uno scooter e una Citroen C3 Picasso. Le prime immagini dell'incidente riportano una situazione allarmante, con la moto praticamente distrutta, cartelli stradali travolti, pezzi sparsi sull'asfalto. L'uomo, uno straniero, è stato velocemente soccorso dal 118 ed è ricoverato in ospedale dove sono in corso accertamenti. Non si conoscono ancora le sue condizioni. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per gli accertamenti. Ancora disagi per gli utenti della nuova linea 80 di arrivo a Veneto. Attorno alle 12:45 di oggi, al cambio turno davanti al deposito di Borgo San Giovanni, alcuni pendolari, che già erano costretti a stare in piedi nonostante la partenza fosse avvenuta solo pochi minuti prima da Sottomarina, sono scesi e hanno bloccato il corso regolare dell'autobus. La situazione si è placata solo quando è stata messa a disposizione un'altra corriera. Dopo l'esordio di domenica scorsa, molte disfunzioni vengono segnalate anche dai lavoratori che si servono della linea 87, la quale dovrebbe collegare Marghera con la zona industriale. Il nubifragio delle ultime 48 ore ha reso particolarmente difficile la situazione sul selciato di via Venier a Sottomarina, a sud di Viale Mediterraneo, un'arteria turistica con spiagge frequentate, campeggi, condomini e affittacamere. Dapprima le pozzanghere, poi veri e propri allagamenti hanno reso impraticabile la carreggiata, il cui drenaggio è insufficiente, specie dopo che sono stati eseguiti alcuni lavori di rialzo nella laterale via Persica. In questo modo l'acqua scorre verso via Venier, la quale è sprovvista di scarichi, quindi è sufficiente una modica quantità di pioggia per mandarla a fondo. Si registrano anche alcuni incidenti, tra cui un'anziana che si è fratturata il polso e una ragazza caduta dalla bicicletta con escoriazioni al viso.
I residenti hanno segnalato le cose ai lavori pubblici del comune, ma nessuno dell'amministrazione è ancora andato in sopralluogo. I timori sono soprattutto per la stagione incipiente. Se un turista vede tutto questo, qua non ci viene, è lo sconsolato commento di un operatore. Amici carissimi di Nato Azzurra, buongiorno. Prima di iniziare un calorissimo saluto ai nostri amici affezionati e ascoltatori di Creazione Moda by Roberto, parrucchieria in Tombola. Ciao Roberto. Dunque, stazione meteo, come avevo ampiamente annunciato ieri, è scaturita in un peggioramento del tempo con molta umidità, molti temporali, molte acquazzoni e in tutto il nord Italia ho avuto situazioni anche estreme di nubifragi, alluvioni, lampo e quant'altro. Questo perché? Perché una cellula di bassa pressione è entrata nel Tirreno naturalmente e ha scompigliato le carte in tavola di questa estate che ancora deve partire. Ovviamente le temperature sono scese, abbiamo avuto diversi temporali qua e là anche in nottata, situazioni un pochino particolari, non andrà meglio oggi. La mattinata si aprirà con cieli spesso nuvolosi, ma comunque abbastanza stabili, non dovremmo avere piogge di forte intensità in mattinata, quadro ben diverso nel pomeriggio, allorquando naturalmente si stabilizzerà ancora il tempo dovuto appunto all'alta concentrazione di umidità nei bassi strati, avremo ancora temporali, ancora occasioni di piogge e naturalmente un abbassamento di temperature che saranno di 3 o 4 e anche 6 gradi in alcune zone. La situazione tenderà a colmarsi entro venerdì, allorquando l'anticiclone delle Azzorre tenterà un primo approccio sulle nostre regioni, dando luogo a un fine settimana di ampio respiro e con temperature più consone per il periodo. Quindi una giornata ancora da prestare massima attenzione, perché i temporali potrebbero essere di forte intensità, e quindi attenzione a tutti. Ciao a tutti.